E ragazzi, è tempo di premiere. Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV, e oggi sono qui per un nuovo video unboxing dedicato alle energy drink. In questi giorni, ragazzi, mi sono preso una piccola pausa. Voi non l'avrete notato, però io ho fatto un piccolo viaggio e di conseguenza mi sono un po' staccato dalla realtà e dal mondo. E devo dire che comunque questa cosa ha avuto dei benefici. Adesso lo vedremo subito. Sta di fatto che mentre ero fuori casa mi è arrivato un pacco, fortuna che mia madre lo ha preso, e all'interno ci sono delle lattine a marchio Red Bull veramente favolose, che poi recensiremo insieme con calma come al solito. Ragazzi, eccoci qui col nostro pacchetto, direi subito di aprirlo. Ok ragazzi, l'imballaggio sembra essere stato d'aiuto, comunque è stato molto agevolato. Ebbene, ho qui delle lattine Red Bull veramente assurde. Come vi dicevo, sono tre, però sono di edizione abbastanza limitata, o comunque una in particolare si poteva reperire anche in Italia, poi è sparita dal commercio e di conseguenza qua non si trova più. Ebbene, direi di partire proprio con questa, ovvero la Red Bull Blue Edition, questa Red Bull molto standard che una volta veniva venduta anche qua in Italia. Questa proviene dalla Polonia, l'ho pagata veramente poco e devo dire che è bellissima. Mi mancava nella collezione, la volevo, così almeno completo anche la serie di recensioni. Le Edition le ho provate tutte, la Red, la Yellow, la White, la Lime, insomma le ho provate tutte, non potevo non provare quella blu. Mi mancherebbe la orange, ma tranquilli, la troverò prima o poi. Dopodiché, un'altra è questa qui, la Red Bull Purple Edition. Questa è molto particolare, proprio perché ha questi colori sempre metallizzati. Questa in Italia non l'ho mai vista, è alla Kai. Un sapore simile alla White, che sa di cocco e acai, invece questa sa solo di acai. Vabbè, sì, una lattina come la Blue Edition, solo che è viola, appunto. I motivi sono gli stessi, cambiano le scritte, ovviamente il gusto. Ma la lattina più interessante, molti non la conosceranno, ma è quella che completa la collezione di Red Bull Organics. Eccola qui, la Red Bull Viva Mate. Questa non è stata, diciamo, mai annunciata, o comunque in Italia non è mai stata presentata. Io ho trovato le altre versioni di questa Red Bull, quella cola, quella ginger, quella lemon, quella tonic, ma questa qui mai. È la quinta, diciamo, quella è rimasta un pochettino su un cono d'ombra, diciamo che si tratta di un tè sostanzialmente. Quindi sì, la quinta bevanda che completa anche la collezione di Red Bull Organics. Non è finita qui ragazzi, perché come vi ho già detto sono stato in viaggio, mi sono fermato in autogrill e casualmente ho trovato una bottiglietta di Red Bull veramente particolare. Questa non poteva mancare nella mia collezione. Si tratta di una bottiglietta in alluminio che è molto molto carina, adesso la vedremo meglio, e sta di fatto che anche questa qui la recensirò, proprio per questione di gusto personale, collezionistico, insomma sapete che io recensisco ogni cosa. Sta di fatto che questa è molto carina, mi è costata un pochettino perché come ben sapete negli autogrill sostanzialmente i prezzi sono un po' elevati, non so se da voi le vendono pure nei supermercati, può anche essere, sta di fatto che io non l'ho mai vista al supermercato, ho avuto l'occasione di prenderla appunto in autogrill e non ho mai esitato a farlo. Quindi che dire ragazzi, aspettatevi nuove recensioni riguardo appunto al mondo Red Bull, perché adesso ho qui quattro nuove lattine che sono veramente strepitose, che meritano di essere assaggiate. Così completiamo anche quella che è, diciamo, la collezione di bevande Red Bull, perché ne abbiamo veramente di ogni, le abbiamo provate tutte, le Organics, le Edition.
Insomma, le abbiamo provate tutte, non possiamo non provare anche queste qui che sono abbastanza standard, anche se difficili da reperire perché adesso, anche per quanto riguarda la Red Bull Lime Edition, molti hanno segnalato il fatto che non venga più venduta. Infatti io non l'ho più vista in vendita da nessuna parte. Quindi ragazzi, secondo me per quanto riguarda anche il marchio Red Bull, bisogna un po' approfittare quando ci sono queste lattine, provarle, assaggiarle, in modo tale da non perdersi nulla e non dover magari andarle a comprare in siti particolari, aspettare che arrivi il corriere, tutto quanto, insomma, fare le cose quando si trovano al supermercato, si prendono se c'è un gusto nuovo, così come la Monster, almeno si risparmia e le si può avere immediatamente da recensire. Io concludo qui questo video, spero che vi sia piaciuto, come sempre lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, supporto ragazzi perché ci tengo veramente tanto, perché dei contenuti così non si vedono da nessuna parte. Il mio è proprio un investimento su questo canale e voi lo sapete meglio di me. Noi ci becchiamo alla prossima su Tuccio TV. Ciao!